Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo per decretare quale sia il migliore in assoluto. Oggi su Twitch ci siamo divertiti con un uvufufu a tema Nintendo Switch, ovvero un torneo di incontri per determinare quale sia il gioco migliore sulla console ibrida. Quello che mi piace tantissimo di uvufufu è il fatto che gli scontri randomizzati permettano di arrivare a delle conclusioni inaspettate. Ci sono stati infatti degli incroci dove scegliere è stato difficilissimo e poi uno scontro finale che proprio mi ha colto di sorpresa. Mi raccomando, se volete partecipare ad altri eventi del genere, ricordatevi di seguirmi su Twitch. Sono in live più o meno tutti i giorni e su Instagram vi anticipo la programmazione giornaliera. Prima di iniziare però sono felicissimo di dirvi che lo sponsor di oggi è Instant Gaming, il sito riferimento per comprare giochi e abbonamenti digitali ad ottimi prezzi. La cosa però per cui volevo fare assolutamente questa collaborazione è il giveaway mensile. In pratica basta registrarvi con un account gratuito e partecipare per poter vincere a fine mese un gioco gratis a vostra scelta. Insomma, se in qualche modo riesco a tornarvi utile, io sono felicissimo. Quindi, seguendo il link in descrizione, troverete ottimi prezzi per i giochi in digitale, la possibilità di partecipare a un giveaway e in più supporterete a costo zero la conquista non violenta di internet.poro. Poi, se vi avanza un po' di tempo, comunque datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, buona visione. Iniziamo! Sbam, subito si inizia con uno dei giochi di cui me ne frega meno in assoluto, con uno dei più grandi platform 3D presenti all'interno della lineup Switch. Prendiamoci un attimo per riflettere su quanto sia figo, bello, colorato, divertente, completo Kirby and the Forgotten Land. Pazzesco. Dirò solo una parola. Boccomorfosi. Oh, e questo invece è un altro round dove proprio non me ne può fregare di meno di entrambis. Allora, qui vi chiedo un po' aiuto, nel senso, direi, da una parte abbiamo un remake abbastanza apprezzato, non ho sentito la fanbase insorgere su come sono stati trattati il remake, o su come è stato trattato il remake di Rescue Team Deluxe, dall'altra abbiamo un Engage che è piaciuto, ma non così tanto, però è anche vero che a livello di portata, a livello di ambizione, eccetera, eccetera, forse andrebbe premiato più un progetto come Engage. Però vogliamo dire che Mystery Dungeon Rescue Team DX è il secondo miglior gioco Pokémon su Switch? Se lo facciamo fuori adesso è un problema? Fermiamoci a riflettere, ok? Da una parte abbiamo il seguito di uno dei giochi più importanti degli ultimi 20 anni, dall'altro un DLC. Questa è proprio la dimostrazione che non basta essere un seguito per essere un bel gioco. Ricorda però che, esatto, e tra l'altro, se comprate Switch Sports ci avete pure la fascia per la coscia. Fate voi, fate voi. Oh, questo è difficile perché, allora, Bravely Default 2 non l'ho giocato, ho giocato, può essere la demo o comunque, anzi no, avevo montato la video recensione per Every Eye. Si parla di 2021, 2022, e insomma mi ero fatto un'idea abbastanza approfondita sul gioco e giocai la demo di Bravely First, insomma il primo su DS. Purtroppo quell'estetica chibi non fa proprio al caso mio. Dall'altra abbiamo uno dei più grandi puzzle party game degli ultimi 20 anni, peccato solo per un multiplayer veramente di merda, ma è anche il gioco che da 4-5 anni sentite come colonna sonora di sottofondo dei miei video, quindi ragazzi, se siete dei veri poracci votate 51 Worldwide Games fino alla fine, cioè tranquillamente un gioco da top 5. Allora, Mario Party Superstars contro The Legend of Zelda Breath of the Wild. Mario Party Superstars effettivamente uno dei migliori Mario Party degli ultimi anni, però è anche vero che è un po' una collection, è un best of, anzi, che però mette anche tante nuove cose alla quality of life, gestione dei menu, eccetera, eccetera, che rendono le partite molto più scorrevoli, che poi è stato da sempre il vero problema di Mario Party in generale. Quindi, hats off, togliamoci il cappello di fronte a questo soldato ingiustamente sparato fuori subito, ma comunque con Breath of the Wild è difficile competere. Ecco, sarebbe stato figo, perché questo è un po' il senso di uvufufu, avere da subito, che ne so, uno scontro tra Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, così almeno uno dei due li eliminavi dal bracket, capito? Vabbè dai ragazzi, Breath of the Wild, non perdiamo tempo. Tetris 99 contro Ninjala. C'è qualcuno di voi
chi ha giocato a Ninjala, che è il rip-off di Splatoon, ancor prima che Foam Stars si imponesse nel mercato dei rip-off di Splatoon. Tetris 99, ragazzi, non solo è divertente, ma si è un po' inventato il concept, ha applicato in modo intelligente le dinamiche del Battle Royale a quello che è un grande classico senza tempo e ha permesso così di creare un sottogenere straapprezzato. Anche qua, non ho giocato Super Princess Peach, mi fa piacere sapere che alla fine è andata molto meglio di quello che pensavo, perché alla fine io avevo tantissimi dubbi su questa produzione, almeno dal feedback dell'utenza e da quello delle recensioni, ma mi fido più dell'utenza in realtà che delle recensioni, sembra tutto sommato un titolo buono, anche più che buono, che però insomma di sicuro non è uno di quei giochi che dici top 10, assolutamente un must buy per la console. Però per quello che è funziona abbastanza bene. Finalmente poi una rappresentazione un po' meno sessista rispetto a quello che era Super Princess Peach. L'unica cosa che proprio non mi spiego è come è possibile che non ci hanno messo il multiplayer all'interno. Proprio non ha senso. Però insomma la Definitive Edition di Xenoblade Chronicles, è vero che è la terza volta che ci riproponiamo il gioco, però tanta roba. Per me anche uno dei giochi magari non più impressionanti a livello grafico, ma che hanno uno dei colpi d'occhio più belli in assoluto, perché a me poi quella palette cromatica, soprattutto delle piane di Gaur, si chiamavano così, vado a memoria quindi magari mi sbaglio, comunque le prime aree belle open di Xenoblade Chronicles nella Definitive Edition proprio sono proprio belle da vedere, sono proprio gigantesche. Pazzesco, direzione artistica immensa per Xenoblade, sì. Ha un frame rate migliore di quello di Princess Peach, quindi. Eccolo, il miglior gioco Pokémon su Nintendo Switch contro il miglior Musou su Nintendo Switch. Allora, io non apprezzo particolarmente Fire Emblem, non apprezzo particolarmente Musou, mi sono divertito tanto con Age of Calamity, ma perché comunque c'era tutto l'immaginario dietro che me l'ha fatto apprezzare. È pure vero che sono arrivato alla fine che mi sanguinavano gli occhi. Let's go Pikachu Eevee, tanto schifo schifati all'inizio, poi più sono uscite le nuove generazioni, più sono usciti i nuovi spin-off, più ci si guardava indietro pensando, ma lo sai che alla fine quasi quasi. Qui è un discorso di ambizioni e di focus produttivo. I Let's Go, nella loro semplicità, nella loro superficialità, alla fine sono prodotti molto più completi di tentativi rocamboleschi di fare open world e affini. Quindi, il canale è mio e decido io. Let's go. Vogliamo dire uno dei migliori JRPG dell'ultima decade, JRPG classici, contro uno dei platform 2D più scialbi dell'ultima decade? Tra l'altro anche Octopath Traveler è uno di quei giochi che ha segnato la generazione, nel senso che ha creato uno stile grafico, nostalgico, tutto quello che vi pare, ma che è diventato un template di un tipo specifico di produzioni moderne, no? Tra l'altro uno dei miei primi video era su come farmare esperienza in Octopath Traveler. Qui mi odierete, però sapete cosa voto, sì. Animal Crossing, se non ci fosse stata la pandemia, avrebbe ricevuto delle critiche molto più aspre. Animal Crossing è un gioco che dopo un tot di ore mostra una struttura limitatissima e senza una vera direzione, anche per dei problemi strutturali della Switch stessa, per esempio su come funziona online, in tutte le sue possibili declinazioni. Sparks of Hope l'ho giocato per un 40-50 ore e mi sono divertito dall'inizio alla fine. Titolo che ho iniziato, giocato, finito, meno bello del primo probabilmente, un titolo che paga anche lui tantissimo l'essere su Switch e ha pagato tantissimo l'essere uscito fuori tempo massimo, avrebbero dovuto aspettare la nuova console, ma a quel punto il progetto sarebbe uscito con 30 anni di ritardo. Per me, ragazzi, è infinitamente superiore uno Sparks of Hope, che tra l'altro è molto ambizioso rispetto a un Animal Crossing che non è ambizioso. Sparks of Hope verrà ricordato come il miglior gioco di Mario sotto i 10 euro e noi premiamo la poracciata, ragazzi. Quanti disiscritti dopo questo voto? Pokémon Spada contro Splatoon 3. Allora, io di Splatoon sono fermo al 2 ed è uno di quei giochi che ho snobbato come un deficiente perché pensavo fosse un po' un prodotto così, non mi ispirava. Quando poi l'ho recuperato
mi è piaciuto tantissimo. Purtroppo io non sono, ormai cerco di stare lontano dai competitivi online, a meno che non si tratti di Smash, ma pure là mi esce fuori una frustrazione unica, quindi non è un tipo di gioco che premierei a prescindere. Però ragazzi, dall'altra abbiamo, io direi, il Pokémon più brutto degli ultimi 10 anni, se non fosse che dopo è uscito Scarlatto e Violetto. Per me è bocciato a prescindere, cioè potevano metterci pure Snipper Clips, avrei votato Snipper Clips, potevano metterci Arms, avrei chiuso Ufufu, però comunque voto Splatoon 3. Allora abbiamo Ring Fit Adventure contro Mario Strikers Battle League, che rosicata Battle League, un gioco che mi è piaciuto tantissimo, ma ha lasciato morire così da delle scelte proprio incompetenti. Io ci ho sperato fino all'ultimo che riuscissero a dare un online e dei contenuti a questo gioco, hanno creato una base divertente, un arcade che poteva funzionare, totalmente distrutto dal nulla cosmico. Ring Fit Adventure almeno è completo e mi dispiace tantissimo perché poi lo recensì pure per Every Eye e gli diedi pure un voto alto, perché mi piacque proprio. E tra l'altro quando l'ho recensito, no, l'online c'era, sì, l'online c'era, però ancora non si poteva creare il team, forse, non mi ricordo. Comunque c'erano ovviamente meno giocatori perché era ancora in preview il gioco. E fino all'ultimo ho sperato, ma dai, ma quando ci saranno tanti giocatori cambierà tutto quanto, sarà diverso, invece è un cazzo. Allora ho sperato, ma dai, ci darà un supporto post lancio di DLC, è una merda. Quindi, Ring Fit Adventure, per stare fit con la Switch, vai così. Move It o Splatoon 2? Move It è molto divertente, devo dire, però vado controcorrente, io ho preferito, ma questo perché poi io con i motion control c'ho proprio un rapporto di amore e odio, più odio che amore, e ho preferito Get It Together. Tra l'altro qualche mese fa ho avuto degli amici a casa e l'abbiamo messo su per caso e ci siamo ammazzati dalle risate con dei minigiochi stupidissimi, ma che hanno scatenato proprio il panico. Quindi Move It io non posso premiarlo, soprattutto se messo a paragone con uno dei giochi online più importanti su Switch. Mi dispiace però che stiano passando sia Splatoon 2 che Splatoon 3, andranno segati prima o poi, madonna. Xeno 3 è immenso. So però che molti ne sono rimasti freddini rispetto ai primi due capitoli, soprattutto chi ha amato il secondo. Io invece, che non ho amato particolarmente il secondo, ho apprezzato tantissimo il terzo. E tra l'altro penso, cioè nella mia testa, fa un po' a botte col primo per capire qual è il mio preferito. A me piace tantissimo. Poi c'è il tema del rifiuto totale della guerra, del conflitto, la predestinazione. Molto bello, molto molto bello, mi è piaciuto tantissimo. E Arms, ragazzi. Ho provato la prova gratuita tipo di 14 giorni, di una settimana, non mi ricordo. E mi sono pentito di averlo fatto come se avessi pagato. E penso che questo dica tutto quanto. Kingdom Battle contro Triangle Strategy, vado contro... però vedi, qua mi dispiace. Allora, devo essere sincero, per me Kingdom Battle è un mezzo capolavoro. Triangle Strategy non l'ho giocato, ho comprato la Tactician Limited Edition e mi sono fermo ancora alla demo. Posso dire che apprezzo di più una via di mezzo entry level come Kingdom Battle piuttosto che classicone JRPG medievaleggiante, ma adesso che c'ho tot anni, più anta che enti, apprezzo molto di più un titolo immediato che comunque nasconde una certa complessità piuttosto che un titolo che da subito ti distrugge di menu, cose, dialoghi su dialoghi, un bordello. Quindi direi, a livello di fruibilità per l'utente medio, e mi ci metto in mezzo, preferisco Kingdom Battle. Poi sarò pure italiota, sarò quello che vi pare, però comunque... Dai Mario, dai! Questa è bella, questa è bella. No, non lo so, è difficile perché se ci avesse avuto quella spintarella in più a livello contenutistico, multiplayer eccetera eccetera, avrei votato a occhi chiusi Get It Together. Paper Mario è un bel gioco, per me è anche un buon Paper Mario. Però ragazzi, il gameplay è di una pesantezza unica. Perché fanno quei combattimenti così? Gli unici combattimenti divertenti sono le boss fight. Il resto, ma fai un JRPG. Fai i combattimenti a turni, rendi tutto pesantissimo come ci ti aspetta da un combattimento a turni e poi è un puzzle game. E non c'è senso di progressione, non c'è niente. Boh, mi sembra proprio un'occasione sprecata. No, voto Paper Mario,
vi posso dire, cioè con Get It Together c'è stato un momento in cui mi sono proprio pisciato sotto dalle risate, cosa che non posso dire sia successa con Paper Mario, cioè pisciarsi addosso con Paper Mario, forse c'è qualche problema a livello di prostata, va bene che c'ho più anta che enti, però forse è un po' prestino. Aia, vabbè, io ho avuto, no, cioè neanche ci devo pensare in realtà. Per me Xeno 2 è una grandissima delusione. Se devo pensare agli Xenoblade è quello che mi ha convinto di meno, c'ha tutte le cose purtroppo che mi infastidiscono, mentre Mario Kart 8 Deluxe, che gli vuoi dire? Per quanto poi ormai io, ripeto, sono lontano, lo sapete meglio di me, dall'ambiente competitivo, dal multiplayer che non sia quello insomma in locale. Mario Kart 8 Deluxe non solo è una formula vincente, ma in più è una formula che funziona bene a prescindere da tutto su Switch, quindi ci sta. E poi, se vogliamo, è anche l'unico gioco che sono riusciti a supportare in modo virtuoso post lancio. Perché alla fine il pacchetto percorsi aggiuntivi è uno dei pochissimi esempi di contenuti aggiuntivi che hanno funzionato bene, spalmati bene, come Season Pass, fatti da Nintendo, ma proprio in generale, non solo su Switch. Quindi gioco importantissimo, da qualsiasi prospettiva lo si guardi, è comunque un centropieno. Xenoblade Chronicles 2, capisco possa piacere, è un'opera monumentale pure quella, ma di difetti ce ne appacchi. Mario Tennis Aces contro Mario Golf Super Rush. Siamo entrati ufficialmente nell'era della stanchezza videoludica per quanto riguarda gli sportivi di Mario. Tra l'altro, secondo me lo si capisce pure da questi render super anonimi, proprio che non mi dicono niente. Però, da quanto so, c'è una community fortissima che gioca ancora a Mario Tennis Aces, soprattutto disattivando tutte le cose, diciamo, irrealistiche, eccetera, eccetera. Il core design è un ottimo gioco di tennis, tra l'altro non se ne vede da un bel po', un bel gioco di tennis, mentre Mario Golf Super Rush rientra un po' in quella, in quel calderone di sportivi fatti a metà, magari un'idea di gameplay carina, ma non sfruttata a dovere, realizzazione tecnica zoppicante, eccetera, eccetera, by the Aces. Super Mario Party forse c'ha quella cosa che ha una delle pochissime integrazioni della modalità portrait della Switch, se si chiama così, quella che metti più Switch una accanto all'altra e gli schermi si collegano tra di loro. Però Arceus, c'ha se non altro uno spirito di proviamo a fare qualcosa di diverso. Diamo a Arceus quello di Arceus. Game Freak ci ha provato. Arceus. Demon X Machina, contro Fire Emblem Three Houses. Vabbè, qui dall'alto della mia ignoranza voto senza problemi Three Houses. Oddio, questo scontro è bellissimo. La battaglia dei remake svogliati. No, in realtà Mario vs Donkey Kong non è neanche un remake svogliato, è molto carino. Il multiplayer qua funziona alla grande, però potevano giocarci un po' di più col concept alla base, potevano mettere a sforzarsi e mettere qualcosina in più. È una bella rimessa al lucido di un grande classico che però paga oggi il confronto con altri puzzle game che sono molto più corposi in termini di offerta. Diamante brillante, perla splendente, madonna, anonimi a dir poco, proprio anonimi, non mi hanno lasciato veramente nulla. Quando li ho giocati, li ho anche apprezzati, non è che mi hanno infastidito, ma non mi ricordo un cazzo. E mi dispiace perché in teoria questa è una delle gen più apprezzate dalla fanbase, proprio tabula rasa. Non c'è stato nulla di monumentale, epico, qualcosa che mi rimanesse impiantato in testa. Un peccato. Quindi, nonostante non ci sia un vero campione di incassi, cioè no, un campione di incassi c'è, però un vero vincitore, voto, mi dispiace dirlo, il meno peggio. Che dire, ragazzi? Da una parte si mangia bene, dall'altra ci si abbuffa. Dai, Super Mario RPG, io spero che l'abbiate scoperto in tanti. Un gioco che sì, si vede provenire proprio da un'era differente del gaming. Però ecco, questo è un remake fatto bene, come si deve. Rimane comunque fedele al concept originale, però dà quegli aggiustamenti necessari per far sì che sia digeribile dall'utenza anche meno avvezza al genere o anche un'utenza molto più giovane. Dall'altra invece abbiamo una buffata di 5 secondi che muore e finisce lì. Age of Calamity a me non è dispiaciuto, ma c'è una cosa che mi ha fatto proprio rodere il culo, termine tecnico. Ma se tu crei un gioco dicendo che è un prequel di
Breath of the Wild, va benissimo. E quindi me lo vendi come canonico, va benissimo, ma mi puoi fare un finale che contraddice tutto quanto quello che è stato detto nel gioco? Che cazzo, cioè, 70 ore per vedermi un What If che è una fanfiction? Cioè, alla fine ci sono rimasto malissimo. Link's Awakening, io lo continuo a dire, ragazzi, lo stile grafico secondo me non è bello, cioè nel senso è molto figo, ma non ci azzecca bene con quello che poi è il mood del gioco. Però comunque, cioè, Link's Awakening è Link's Awakening e si premia Link's Awakening, senza ombra di dubbio. Hanno fatto apposta, dai. Vabbè, ragazzi, c'è di tutte le combinazioni possibili. Comunque, cioè, Mario Wonder sarebbe comunque passato contro chiunque altro. Cioè, mi avrebbe messo pure in crisi metterlo contro Breath of the Wild. Se questa battaglia, questo scontro fosse su quale dei due giochi ha FaviJ come testimonial, avrebbe vinto One to Switch. Questo ricordatevelo. Super Mario Bros. U Deluxe contro Super Mario Maker 2. Mi dispiace per il Deluxe, che poi di Deluxe ce va ben poco. Comunque New Super Mario Bros. Lo schifo tanto, ma ce l'ho tipo in quattro versioni differenti. Super Mario Maker 2, da non sottovalutare soprattutto il single player, la modalità storia campagna. Yoshi's Crafted World contro Detective Pikachu Returns. Oddio, mi ha scivolato il dito. Metroid Dread. Oh no, 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 questa fa malissimo. Allora, vorrei innanzitutto capire quali altri Pikmin ci sono nel bracket e vorrei capire quali altri Metroid ci sono nel bracket. Perché se c'è Prime Remastered, quasi potrei far passare Pikmin 4. Io sono un malato di Metroidvania e per me Dread è un grandissimo Metroidvania e un grandissimo Metroid. Pikmin 4 però, ragazzi, cioè, è un gioco che mi ha tenuto incollato 30-40 ore e mi sono proprio divertito. Non è neanche stato un... cioè, non c'è mai stato un momento morto, un attimo in cui ho pensato, no, che palle, fatelo finire sto gioco. Cioè, Pikmin 4 è una bomba, è proprio una bomba. Però Dread, ma io c'ho ancora stampato in mente le boss fight di Dread, tutte le i cambi di inquadratura cinematografici tra una fase e l'altra, la boss fight con Kraid, con quell'altro esperimento, l'ultima boss fight, cioè c'ha dei momenti. E per ogni punto negativo che ha un'opera, ce l'ha pure l'altra. Per esempio, le sezioni notturne Pikmin 4 da Tower Defense non sono niente di che. Non dico evitabili, però lasciano un po' il tempo che trovano. Mari Dread, la ripetitività degli Emmy, un po' si accusa. I punti negativi si bilanciano a vicenda. Due delle più belle esperienze su Switch a mani basse. Ragazzi, allora, io mi dispiace proprio tantissimo, voto Pikmin 4, perché tra Dread e Prime Remastered comunque per me siamo allo stesso livello di hype e di bellezza complessiva. Pikmin 4 invece è l'apice della serie, proprio incontrastato. Quindi se tiro fuori Dread, comunque rimane un Prime che se la può combattere, se c'è. Se tiro fuori Pikmin 4, condanno all'oblio proprio tutta la serie di Pikmin da subito, quindi voto Pikmin. Commento tecnico, manco lo voglio nominare. Comunque è bellissimo, ragazzi, eh? Super Mario proprio il killer degli One to Switch. Oh no, un'altra difficilissima. Ma che è? Ma qui veramente è la seconda volta che mi chiedono di scegliere tra mamma e papà, pasta o pizza. Smash. Mica lo so, Guardate che Luigi's Mansion 3 è uno dei top assoluti per quanto mi riguarda su Switch. Smash, vogliamo dire che c'ha un online pessimo, che c'ha gli spiriti che sono una merda rispetto ai trofei, e c'ha una modalità single player aberrante, soprattutto se poi guardi la storia della serie. Top di Luigi's Mansion, c'ha pure un online carino, c'ha un multiplayer fantastico, graficamente forse uno dei titoli al top su Switch. Peccato che non hanno saputo integrare bene la valuta, per il resto io non gli trovo difetti. Però vabbè, Smash, ragazzi, è monumentale. Smash, c'è il momento Everyone is Here, che rimarrà uno dei momenti proprio, cioè,
prendi e spacchi tutto al momento in cui lo vedi. Poi ci sono troppo affezionato quando ho preso la Limited in Francia. È il gioco che ha kickstartato il mio canale. Everyone is here, però è insuperabile, lo so, porca miseria. Che palle! Bayonetta 3, delusione dell'anno per quanto mi riguarda. F099, non mi sono chiuso più di tanto, però lo voto nella speranza che questo aiuti a prendere in considerazione a Nintendo l'uscita di un nuovo F-Zero, anche di una remaster. Comunque manca tantissima roba, ragazzi, che peccato. Allora, Threads and the Lost Demon non l'ho giocato, però tanti di voi mi hanno detto che è un titolo che in realtà non andrebbe preso sotto gamba, mentre Advance Wars 1 più 2 Reboot Camp a voglia se l'ho giocato e mi è piaciuto tantissimo. Finito il primo e ho iniziato il secondo, poi non l'ho finito. Peccato per lo stile grafico cannatissimo qua, non si sa perché WayForward ha utilizzato quel 3D in stile plastilina molto molto meh. Voto Advance Wars, ma solo perché l'ho giocato su Bayonetta, non mi esprimo. Ho provato la demo, ma niente di che. Vabbè, qui ci muoviamo con molta più agilità. Tanto vi ho già detto quello che penso dei giochi. Vabbè, di Super Mario 3D World non ho parlato, però insomma, Bowser's Fury, apice massimo per ora dei Mario in 3D. Dai, Crafted World, nel suo essere comunque meno bello di Wally World. Diamo un po' di spazio a Yoshi. Lo so che Splatoon 3 è un giocone. Dai, io parlo di cuore, dai. Devo votare 51 Worldwide Games. Kingdom Battle o Super Mario Maker 2? Voto Kingdom Battle perché è stata un'idea originale, mentre Mario Maker 2 un seguito. Pikmin 4 o Fire Emblem Engage? Pikmin 4 tutta la vita. Ring Fit Adventure, ecco, questo è difficile. Premiamo un po' il ritorno in grande stile di Intelligent Systems. Qui mi dispiace dirlo, ma per me Forgotten Land proprio mangia in testa ad Arceus 100-0. Mario, ma non è neanche meno ambizioso, Kirby a Terra Perduta. Ma se non altro è un prodotto con un'identità fatto e finito, fatto come si deve, graficamente impressionante. Tetris 99 e Mario Kart 8 Deluxe, mi dispiace per Tetris, ma insomma, non scherziamo. Smash contro Link's Awakening, vabbè dai, Smash comunque rimane epocale, Link's Awakening un buon remake. Splatoon 2 contro Sparks of Hope, Splatoon 2, anche se voto contro il mio cuore. Zelda Breath of the Wild contro Super Mario RPG. Qui tocca votare Zelda per forza. Aces contro Xenoblade Chronicles 3. Vai così. Tranquilli ragazzi. Tra Breath of the Wild e Super Mario Odyssey voterei comunque, sempre comunque Super Mario Odyssey. Tra Tears of the Kingdom e Odyssey non lo so. Non è così semplice. Però Odyssey è veramente una bomba, mamma mia. No, mi dispiace, se fosse capitato Mario contro Breath of the Wild avrei votato Mario, ma qui voto Tears of the Kingdom, ragazzi. Devo prendere coraggio. Treehouses contro Donkey Kong, Mario vs Donkey Kong. Octopath Traveler contro la Definitive Edition di Xeno. Allora, voto Xeno soltanto perché la boss rush finale di Octopath è veramente un dito al culo che mi ha fatto piangere praticamente. Wonder contro Advance Wars, vabbè. Yoshi t'ho sempre voluto bene, eh? Ma sempre. Oh, e mo vi voglio vedere. Gli ha detto male a Tears of the Kingdom, gli ha detto molto molto male. Perché Smash. Qui è veramente impossibile. Forse l'ultimo Smash di Sakurai non ci crede nessuno. Ma proprio nessuno, uno. Secondo voi è più epico il trailer finale di Tears of the Kingdom o l'Everyone is Here di Smash? Cazzo, il trailer finale di Tears of the Kingdom con quel sax. C'erano dei meme stupendi poi sul sax. Uno era attesissimo, mentre Everyone is Here era una sorpresa. Oh ragazzi, ma ecco, anche questo è un bel punto di vista. Tutto il build up che c'è stato a Smash. Il primo trailer con gli Inkling che si sparavano, l'Everyone is Here, poi tutta l'isteria dietro ai Fighters Pass, il momento risolutivo di Sora, il fatto che è stato un gioco anche questo a suo modo generazionale, perché molti di voi ci sono cresciuti, io ci sono invecchiato, ma è un titolo che è durato 5 anni. Smash, allaccia le cinture, si torna a casa. Kingdom Battle vs Xenoblade Chronicles 3. Origami King contro Pikmin 4, dai.
Oh no, questa è quella che mi fa più male in assoluto. Però vi rendete conto che la musichetta del TG Poro è di 51 Worldwide Games? Onore. E la musichetta che sentirete in questo video ricaricato è di 51 Worldwide Games, sì. Difficile, difficile, perché alla fine si tratta di una Definitive Edition e dall'altra invece abbiamo un titolo che però era pure un po' come Smash, eh? Era un seguito, ma comunque riprendeva tantissimi degli asset del primo. Dai, Definitive Edition è un lavoro più importante. Three Houses contro Wonder, mi dispiace, ma per me Wonder è un capolavoro. Ma sono l'unico che impazzisce così tanto per Kirby e... Cioè, mo, ovviamente contro un testa di serie come Mario Kart 8 Deluxe non è che puoi fare molto. Ragazzi, c'è la prima volta che abbiamo visto la scena della boccomorfosi di Kirby che si mangia la macchina, che si mangia il maggiolino. Ma che gli vuoi dire? Io penso sia uno dei momenti più divertenti che ho vissuto su Switch. Dai, ma non andiamo con i soliti classiconi, cambiamo un po' le carte in tavola. Ci sta a premiare Kirby. E qui però diventa difficile. Qui diventa difficile, eh? Perché qui a questo punto posso considerare un po' l'impatto diverso che c'è stato. Breath of the Wild è stato veramente rivoluzionario, cioè è stato qualcosa che è stato un fulmine a ciel sereno. Nel senso, ecco, questo è un po' un esercizio mentale. Se voi doveste identificare la console con un gioco, la Switch con un gioco, quale sarebbe? Ultimate è il motivo per cui ti riempi la casa di amici. Ma io non ho più amici. È il motivo per cui ti riempi la casa di Amiibos, no? Però Smash è Smash. Stata la vita anche per me. Oggi vince Smash, ragazzi. Contro Breath of the Wild vince Smash. Super Mario 3D World contro Xenoblade Chronicles 3. Allora, se fosse solo 3D World contro Xenoblade, direi Xenoblade. Però c'è Bowser's Fury. Ragazzi, cioè, il bello dell'Ufufu sono gli incroci. È ovvio che se no uno dovrebbe dire subito, immediatamente, vabbè, vince Breath of the Wild. Vabbè, vince Mario Odyssey. Però la cosa figa è che si creano questi incroci che ti portano a fare delle scelte che poi per forza di cose deviano quello che è il percorso prestabilito. E poi alla fine, perché vale quello che ci siamo detti all'inizio, se ci fosse stato da subito scontro Breath of the Wild contro Tears of the Kingdom, già uno te lo saresti tolto dalle scatole e sarebbe stato molto più difficile poi fare le scelte seguenti. Però mi scoccia un po' premiare una remaster. Però che giocone, no vabbè, devo per forza dare 3D World. Sti maledetti comunque non hanno messo niente. Per fortuna l'ho portato avanti, perché altrimenti... Però non mi hanno messo neanche la remaster di Metroid. Forse Pikmin 4 a livello di contenuti è molto più ampio, molto più rifinito. E diciamo pure questo, ecco. Senza Kirby and the Forgotten Land, comunque la serie di Kirby sarebbe in una botte di ferro. Prima o poi un Kirby and the Forgotten Land sarebbe uscito, ecco. Un Pikmin 4 ha salvato la serie ed è un miracolo ed è molto di più di quanto mi sarei mai aspettato. Wonder, ragazzi, che giocone pazzesco, pazzesco proprio. Super Mario Bros. Wonder o Pikmin 4? Difficile. Perché Super Mario Bros. Wonder è la dimostrazione al 100% della magia Nintendo, di quella creatività che c'è dietro ogni idea di concept, di design, eccetera, eccetera. Però è imperfetto. È imperfetto perché molte cose sono lasciate un po' là appese, c'ha un ritmo non sempre stabile, eccetera, eccetera. Pikmin 4 per me è proprio un gioco completo, pure a livello di durata, di contenuto, insomma, forse offre qualcosina in più. Forse non mi sento di premiare Super Mario Bros. Wonder per due motivi. Uno, perché di sicuro uscirà un seguito 100 volte meglio di questo, ma proprio di sicuro. E due, quel cazzo di livello finale mi ha fatto sentire proprio un miserabile. E mi ha rovinato l'esperienza, probabilmente. Quindi voto Pikmin 4. Non lo so se è così facilino, eh? Bowser's Fury, quella palette, quei colori, quelle vibes un po' da Sunshine. È pure vero che in Ultimate c'è il livello di Sunshine, quindi non ce la faccio, troppi ricordi. Final round. Lo ripeto, single player, una merda. Spiriti, che delusione. Internet funziona da schifo. Però è Smash, però è le live, gli unboxing, le previsioni,
i tutorial. C'è stato veramente tutto in questo gioco. È un gioco che mi ha reso proprio completo, pieno. E soprattutto poi c'è dietro quella figura di Sakurai, che con Nintendo non capita così spesso di riuscire... Di un creatore che si mette proprio in primo piano. Lasciate perdere ovviamente l'esempio di Miyamoto e poca altra roba. Però un volto che diventa così riconoscibile con la sua opera in quel modo, e che si espone poi in quel modo con quei direct assurdi. Ecco, forse Sakurai più di tutti è riuscito a incapsulare l'esperienza della Switch, quello che ha significato seguire questa console per tot anni. Magari non sarà un capolavoro generazionale come un Tears of the Kingdom, non sarà maestoso come un Super Mario Odyssey, non sarà rivoluzionario come un Breath of the Wild, ma è un gioco dove, porco il cazzo, ci stanno Nana e Popo che menano Sora mentre ti beggano Super Mario. Cioè, ma quando mai capiterà un'altra cosa del genere? Quindi ragazzi, everyone is here, abbiamo un vincitore. E questo però c'era tutto per oggi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo uvufufu. Poi ricordatevi assolutamente del giveaway di Instant Gaming. E niente, noi ci vediamo presto con un nuovo video che arriverà quando arriverà. Voi però nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Uvu, Michele Fufu. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Metroid Dread. Oh no! No, 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 no